Eccolo, si vado mai ragazzi, rieccoci quanti, cariche pimpanti, Arzilli nel canale, un altro video insieme e in questa sera ovviamente in attesa poi delle altre partite che dovranno essere disputate e mentre vi state godendo la tinterella al mare tra una partita e l'altra proverò a farvi appunto un riassunto di quello che sta accadendo in modo tale di dilettarvi e farvi passare un po' di tempo in compagnia. Chiaramente so che l'europeo sta prendendo molto del vostro tempo perché comunque è una rassegna molto interessante, piena di ottime squadre, forse la migliore al mondo, addirittura prima del mondiale a livello di qualità e di tenore delle squadre, però ecco, in casa Juve si sta muovendo tantissimo polverone a livello di mercato, sia per il discorso prestiti, discorso cessioni e anche per gli acquisti, perché Giuntoli, come abbiamo detto, oltre a puntellare il centrocampo e rinforzare la fascia terzini, sta puntando molto sugli esterni offensivi. Ecco, intanto è venuto fuori un'indiscrezione clamorosa proprio da Sport Mediaset per quel che riguarda l'intenzione da parte dell'Inter di cominciare a cedere qualche pezzo pregiato. Tra questi ci sarebbe anche Davide Frattesi, l'ex Sassuolo, che all'Inter ha sicuramente fatto bene, anche segnando qualche gol e risultando decisivo in alcune partite, ma non ha il minutaggio che richiede e soprattutto ha fatto, diciamo, una pretesa abbastanza importante, cioè quella di giocare titolare la prossima stagione con un Marotta sicuramente non convinto, però lo mette sul mercato sicuramente, ma non per rinforzare una diretta rivale come potrebbe essere la Juventus, quindi la trattativa è comunque complicata. Sicuramente Davide Frattesi non disdegna dal poter essere allenato da uno come Thiago Motta, però ecco, probabilmente questa sarà destinata a rimanere un rumors o uno scoop, ma era doveroso comunque parlarne. E in ogni caso, ecco, sicuramente lo abbiamo detto, la situazione deficitaria finanziaria dell'Inter, lo sottolinea anche Sky Sport, tutto Sport e Sport Mediaset, quindi è una notizia che non passa inosservata. Ecco, sta imponendo Marotta, presidente e anche curatore di Octree, di fare certe valutazioni e magari un Frattesi, visto che l'hai pagato 40, lo puoi valutare leggermente di più o la stessa cifra per ammortare. In ogni caso, la Juve è alla finestra, non credo che ci siano altri club in questo momento all'estero interessati, però ecco, era doveroso parlare anche di queste ipotesi, no? Visto che comunque la Juventus sta cercando offerte e proposte per rimpinguare il reparto di centrocampo della mediana. Poi l'altra notizia interessantissima è quella che riguarda Nico Williams, che ha strabiliato tutti quanti in Europa e anche in Italia dopo la grandissima prestazione sciorinata proprio contro gli azzurri, facendo veramente venire i sorci verdi al povero Di Lorenzo, che non è riuscito ad arginarlo in quella fascia in cui appunto lui faceva quelle sgroppate sulla sua sinistra e per Di Lorenzo ovviamente destra. Ricordiamo anche quella traversa clamorosa che ancora trema, no? Con Donnarumma battuto e ovviamente tantissimi dribbling riusciti creando superiorità numerica proprio in attacco per la Spagna. Quindi hanno drizzato l'antenna i club europei come per esempio il Paris Saint-Germain e il Barça, oltre che la Juventus, quindi si scatenerà molto probabilmente un'asta per questo ragazzo talentuosissimo in forza all'Atletico Bilbao, che ha fatto molto bene oltre nel campionato di riferimento anche in nazionale da quando c'è. E quindi 50 milioni minimo la richiesta da parte dell'Atletico Bilbao e a salire, quindi la Juventus molto probabilmente non potrà fare molto, soprattutto se in ballottaggio ci sono dei club che possono spendere più di noi. Quindi comunque Giuntoli si è inserito tra i pretendenti per questo gioiello, perché come abbiamo detto oltre a lui ci sono sul taccuino Wimmer, il giocatore austriaco, Greenwood, di cui abbiamo già parlato in maniera molto molto dettagliata, e poi Zegrova del Lille. In questo momento sono i nomi più piccanti, oltre a loro ci aggiungerei anche Savigno, che però per il momento non è così vociferato, ma in ogni caso Giuntoli farà di tutto, l'abbiamo già detto, per regalare a Thiago Motta un reparto offensivo degno del nome di Juventus, visto che col 4-2-3-1 o 4-3-3 o 4-1-4-1 ci sarà bisogno di tantissime opzioni per le rotazioni, altrimenti rischi di trovarti una rosa non completa. E abbiamo già detto in maniera molto meticolosa che l'oriundo, che presto arriverà al raduno alla Continassa per conoscere l'ambiente bianconero, ha bisogno di due giocatori per ruolo, quindi 22 diciamo titolari, se vogliamo i comprimari, più magari un bacino di 8-10 giovani che verranno in qualche modo provati durante la sessione estiva e ovviamente anche nell'amichevole che si svolgerà nel centro Adis ad Norimberga, eccetera eccetera. Quest'anno come sapete non ci sarà la tournée, quindi ci sarà una preparazione molto specifica fatta dai suoi 6 assistenti in modo tale da evitare infortuni, futuri traumatici, muscolari, come è successo nella scorsa stagione. Quindi sicuramente ci sarà un team dedicato per evitare che i giocatori che arriveranno nuovi, quelli che abbiamo già esistenti, e poi tutti i giovani che verranno aggregati in prima squadra, non abbiano delle ricadute e
riescano in qualche modo a tenere l'asticella alta durante le partite, perché abbiamo visto lo scorso anno una Juventus andare sulle gambe già forse prima del 60esimo. Quindi questo non si può dare, soprattutto quando giochi un modulo dispendioso a livello energetico come quello di Thiago Motta. Bisogna di giocatori di gamba che si muovono continuamente, si scambiano di posizioni, e quindi ecco, bisogna veramente dargli in mano un team perfetto che lavori in sinergia. Per concludere il video e farlo bello carnoso e denso di contenuti come ogni volta, ecco, l'altro nome che sta salendo le gerarchie, ne abbiamo già parlato da mesi, però continuo già a parlare molto di più adesso perché arrivano conferme da parte di Pedulla, di Marzio, insomma tutti quelli che seguono il mercato Juventus, ed è Kefren Turam. Non ci nascondiamo più, il giocatore è il piano B assoluto se Rabiot non dovesse rinnovare, cosa che potrebbe essere anche probabile. Fofana sotto di lui e poi via via gli altri, Samardžić e gli altri nomi che avete visto elencati da parte dei giornalisti di mercato. Quindi la situazione è molto chiara, il Nizza è disposto a lasciarlo andare via per una cifra congrua al suo valore, che è attorno ai 35-40 milioni. Il giocatore non vuole rinnovare, va in scadenza il 30 giugno 2025, ha già detto che se il Nizza non lo lascia andare via quest'estate proverà ad andare via a zero prendendo un ingaggio alto, e quindi il Nizza deve stare molto attento. La Juve sta provando a mettersi alla finestra con Giuntoli, che parla già con la gente, ha già aperto uno scambio, una trattativa, un dialogo, e l'idea è quella di provare a fare la vecchia Volpe, cioè provare a dimezzare il valore chiesto dal Nizza, 15-18 milioni, più forse verso i 18, e in modo tale da, da un lato, accontentare il Nizza con qualcosa e poi fare un favorone alla Juventus, perché tu vai a prendere un giocatore sicuramente in prospettiva più forte di Rabiot, che ti va a prendere 3 milioni di ingaggio e non 8, e soprattutto te ne costa 18 di cartellino, che non è impossibile, ok? Quindi sicuramente rientra nei parametri del tesoretto che Giuntoli sta spianando per fare acquisti. Quindi in ogni caso l'idea è quella chiarissima di provare a puntare su Kefren Turam come piano B, come ho detto, se Rabiot non rinnova. Quindi diciamo che se la sta un po' tirando il francese insieme a mamma Veronique, perché Thiago Motta ti ha fatto capire che punta su di te nella programmazione triennale, così come Giuntoli. Giuntoli ha fatto lo sforzo, si è svenato per te proponendoti 7,5 per 3 anni, 2 più 1 opzionale, nonostante le tue performance non siano dignitose. E quindi secondo me, come ho detto già a voi in chat e sarò ripetitivo, bisogna mostrare il pugno duro. È vero anche che Rabiot ha fatto bene sia contro l'Austria nella vittoria 0-1 sia nello 0-0 contro l'Olanda, quindi facendo capire che può tenere il tenore di un campo internazionale, ma va detto che attorno ha anche grandi campioni, sia nella fase titolare sia nella panchina della Francia. Quindi bisogna rivederlo nel contesto Juventus, tenendo conto che da 29 anni fino a 33 lui calerà probabilmente. Ditemi la vostra, pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Forza Juve fino alla fine!